Nuova disposizione per la lotta all'evasione fiscale. Cambia infatti in Italia il tetto per i pagamenti in contanti. Dal 1 luglio la soglia scenderà dai 3.000 euro stabiliti nel 2016 a 2.000 e dal 1 gennaio del 2022 il tetto si abbasserà ulteriormente, scendendo a 1.000 euro a transazione. Un intervento stabilito prima dell'emergenza coronavirus attraverso il decreto 124/2019 collegato alla legge di bilancio e che mira a combattere l'evasione fiscale in maniera più efficace. È indubbio però che il lockdown con la chiusura forzata di negozi e attività commerciali abbia dato una spinta importante alla tracciabilità dei pagamenti grazie agli acquisti online. La nuova misura comporta che per trasferire denaro da un soggetto a un altro dai 2.000 euro in su sia necessario usare uno strumento tracciabile come ad esempio la carta di credito o il bonifico bancario. Il discorso vale anche per le donazioni e i prestiti anche tra i familiari. La regola non vale nel caso in cui si effettuino versamenti o prelievi sul proprio conto corrente. Infatti, non essendo trasferimento di denaro tra soggetti diversi, non ha limiti e non incappa in sanzioni. Stesso discorso per i pagamenti rateizzati in contanti e per gli imprenditori che effettuino prelievi sopra i 2.000 euro dalla propria ditta individuale o che conferiscano denaro per finanziare la propria attività. Chi dal 1 luglio non rispetterà il provvedimento andrà incontro a sanzioni importanti, che variano da un minimo di 2.000 a un massimo di 50.000 euro. Nel caso di transazioni oltre i 250.000 euro, la sanzione andrà da 15.000 a 250.000 euro. Per i professionisti obbligati alla segnalazione, in entrambi i casi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. Confcommercio Nuoro-Ogliastra ha predisposto su questo tema una cartellonistica disponibile in italiano e in inglese per informare i clienti. Chi fosse interessato può richiederla presso i loro uffici.